No, siamo alle sue parti di Cristo. Chi di San Pietro? Quando Gesù Cristo andava camminando con l'Apostolo, trovò un giovane con un vecchio, curvo. Mandò San Pietro a questo giovane e ci disse, dice a quel giovane, vuoi che questo vecchio tuo padre diventi giovane come te? Il figlio accettò, il giovane accettò, magari. Allora San Pietro l'accompagnò a Cristo. Cristo disse, camminate con me, riportali un fabbro Ferrari. E si fece un patto con Fabbro Ferrari. Prese 3 chili di carbone, nel fuoco. Allora il vecchio, manate sul fuoco con 3 chili di carbone, morì e diventò 2 giovani col martello sopra, ci davano sopra questo vecchio per tenderlo. E San Pietro con tutti gli apostoli che guardavano, e il giovane che guardava, che cosa voleva fare? Quando si astese il vecchio, Gesù Cristo non ha fatto altro che ci ha dato 3 volte le parole che ha detto, ci fece la grazia che il vecchio risuscitò, diventò giovane. Allora il figlio, per disobbligarsi, voleva pagarlo a Gesù Cristo. Disse no, soldi non ne tengo, vai attorno al paese e vai dicendo che c'è un giovane che i vecchi li fa diventare giovani. Buon, fatto in San Pietro. San Pietro, questo è un altro fatto, venne, Tu dei parli. non è come vuoi, c'è ragione la linea. Sì, la mettiamo dopo. Un giorno San Pietro è copione di Gesù Cristo e allora volse fare lui questa opera. Mentre dopo qualche mese passava da un paese, si allontanò da Gesù Cristo con l'Apostolo e trovò un vecchio, lo stesso casco qui, che disse, mi date 300 lire che ti faccio diventare giovane. Accettò questo, magari. E fece la stessa cosa che fece Gesù Cristo. Però, mentre il vecchio doveva risuscitare, non risuscitava. Gesù Cristo, che sapeva tutto, disse, boh, dobbiamo girare da quella strada, disse all'apostolo, che sapeva San Pietro dove si trovava. Quando vede San Pietro, disse, Pietro, Pietro, che fai? E mentre San Pietro faceva l'uscita del vecchio, vedi che l'uscita guardava la porta, e il figlio disse, è inutile, o dammi mio padre com'era, se no tu ti faccio diventare come mio padre, da poco. Allora il Cristo, vicino a Fabbro Ferrari, disse, Pietro, che fai? San Pietro non aveva nemmeno il coraggio di parlare, così entrò Gesù Cristo, ci dette la benedizione e diventò anche lui, per far bene a San Pietro. Però, uno. L'altro giorno, Gesù Cristo chiedesse all'Apostolo, oggi dobbiamo andare a mangiare su quel monte e prendete ognuno un sasso per sedervi. Tutti presero un sasso di 30, 35, 40 kg per sedersi. San Pietro, maligno, prese una pietra che andava mezzo chilo e allora ci dava la caricatura agli altri compagni. Ci diceva, quelli si sforzavano. Come arrivarono su questa montagna, Gesù Cristo ordinò. Gesù Cristo disse, mettete ognuno la pietra sua. Fece un cerchio, ognuno mette la pietra sua.
E ognuno sa quel che conosce la sua pietra. Così tutti quanti, materna, non c'è questo. Si dette la benedizione, diventò padre. San Pietro Maligne, non prendevi il padre suo, prendevi un padre d'altro. Ma Gesù Cristo adesso quello dove era, quello è tuo. E lo, come si dice? E secchio la Upam non. Lo condannò a decine. E rimase così mortificato, con pezzetto di pane. Dopo qualche mese, fece la stessa cosa, Cristo. Questa, o per ridere, o come si dice, disse l'altra volta, ma c'è mangiare l'altra volta qua al monte, comandando qua giorno. E prendete l'altra volta ogni due sasso su, gli altri regolano, per gli altri i sassi regolari per sedere. Invece Maligno San Pietro prese un sasso quasi di un quintale, credendo che doveva andare pane. Invece Gesù Cristo alla viceversa, nel sogno di uno si siede alla pietra sua. Uscì un pesce da dentro la tasca e un pezzetto di pane, ci dette la benedizione e diventò pane e pesce, che si rimbocellarono tutti quanti. E poi la seconda volta. Un altro giorno, per ridere Gesù Cristo, sto passando piedi, dice, vai a vedere che vende quella salmiera. San Pietro disse, vende tutto, prosciutto, salsicce, tutte le cose. E allora andò Gesù Cristo e San Pietro dietro. E Gesù Cristo prese qualche cosa da spendere, la mette in tasca. San Pietro dietro, che teneva la mantella, vede 2-3 chili di salsicce appeso. Allora, quando vedi che il padrone non guardava, l'ha preso la rubò e sta messo la mandella. Quando uscirono, strada facendo, Gesù Cristo, che porta sul mandello? Sotto mandello. Dice, ho trovato questa salsiccia per strada. Allora, e la dipendiamo, se la mangiamo noi. E Pietro, sai che devi fare? Vai e bandisci chi è perduto la salsiccia, chi il padrone che l'ha perduto. Allora, se non te la deve restituire, perché era una roba nostra. San Pietro Maligno gridava, ci è perduto. E detto dietro c'è la salsiccia che sentiva un solo. Le donne che sentivano il bando domandavano, chi è? Che cos'è un bando? Dice, l'altra volta mi tenete. Dopo girare tutto il paese, si trovò con la salsiccia. Gesù Cristo si è preso la rosata e disse un po' come si mangiava.